Allora, oggi parleremo della posizione di Galileo Galilei rispetto alla religione, cioè in particolare della sua concezione del rapporto tra scienza e religione, e in relazione ovviamente ai problemi, chiamiamoli così, ai problemini che Galileo Galilei ebbe con la Chiesa, con l'istituzione ecclesiastica. Innanzitutto da parte di, diciamo, di prelati, di vari prelati, per esempio un domenicano di Firenze che appunto lo accusò pubblicamente di eresia durante una predica in una chiesa fiorentina, ma anche altri, no, altri prelati che sostenevano, siamo agli inizi del Seicento, siamo dopo il 1610, cioè dopo comunque la prima pubblicazione rilevante, quella del Siderius Nuncius, in cui appunto raccontava Galileo Galilei delle sue esperienze col telescopio, quindi delle sue visioni telescopiche, diciamo così. E quindi si sviluppa, diciamo, una tendenza all'interno del clero italiano. Possiamo anche dire aizzato il clero italiano dal clero protestante, che aveva subito, dalla metà del Cinquecento, fin dal 1543, aveva condannato senza appello come eretica l'opera di Copernico, perché in contraddizione con alcuni passi biblici nei quali si sostiene che la terra è ferma e il sole si muove, no? Nel libro di Giosuè, a un certo punto, no, si dice fermati o sole, no? Che implica che fermati o sole per allungare la giornata in maniera che l'esercito ebraico potesse sterminare, ma adesso no, ritiro tutto quello che ho detto. Ritiro, no, perché questo rischia di sembrare antisemita. Rischio per la... No, comunque, credo Giosuè stesso chiedeva a Dio appunto di fermare il sole per rendere possibile la conclusione vittoriosa della battaglia. Va bene, ma al di là di questi particolari. Quindi, no, e la tesi ecclesiastica, prima ancora che cattolica e protestante, era: se appunto Copernico sostiene che il sole ferma, la terra si muove, nega la verità della Sacra Scrittura e quindi ovviamente nega completamente la fede. No, distrugge la fede, perché in questo modo la fede è fiducia nella verità della parola divina, nella verità rivelata nella Bibbia. Quindi nel momento in cui il testo biblico viene contraddetto, confutato, viene confutata la rivelazione, quindi la rivelazione non ha più alcun valore, dunque il massimo dell'eresia, eresia gravissima. Di questo poi parleremo meglio più avanti, ma intanto questo era, diciamo, assolutamente fuori da ogni dubbio per i protestanti, in particolare per i luterani, perché Lutero aveva sostenuto la verità letterale della Sacra Scrittura, contro invece la tradizione cattolica, che fin dall'inizio aveva sostenuto invece che la Sacra Scrittura può essere interpretata, cioè non va necessariamente presa alla lettera, però naturalmente interpretata con le pinze, ovvero
no? In base alla tradizione dei padri della Chiesa e comunque in base a quello che la gerarchia, in ultima analisi il Papa, stabilisce, no? Però in linea di principio la Chiesa cattolica non negava la possibilità di interpretare, quindi di andare al di là del significato letterale della Bibbia. Invece Lutero assolutamente era uno dei motivi del suo fondamentalismo, del suo ritorno. Fondamentalismo vuol dire il ritorno ai fondamenti. La riforma luterana, la riforma calvinista furono riforme fondamentaliste inizialmente. Ritorno ai fondamenti. Il primo fondamento è la Bibbia e il fondamento è la lettera della Bibbia, assolutamente alla lettera. Quindi, vabbè, detto questo, che serve come inquadramento generale, appunto fioccano anche le accuse anche all'interno del clero cattolico, accuse di eresia nei confronti di Galileo Galilei, ma questo da singoli esponenti, per quanto poi qualcuno anche di rilievo, ma ancora Galileo Galilei in realtà è sostenuto dalle gerarchie ecclesiastiche, in particolare diventa amico del potente cardinale Maffeo Barberini, che poi sarebbe diventato, puntini puntini, ne parliamo dopo, mi metto la pulce nell'orecchio. La situazione cominciò a cambiare, naturalmente Galileo Galilei si difese con alcune opere, si difese a opere minori che per esempio trattavano il problema della cometa, no? dell'orbita reale delle comete, ma anche della legge del galleggiamento dei corpi nell'acqua. Lì lui ebbe un successo clamoroso che appunto gli guadagnò l'amicizia di Maffeo Barberini, perché c'erano i tradizionalisti scolastici che sostenevano che il galleggiamento dei corpi sull'acqua dipende dalla forma del corpo galleggiante, e invece lui dimostrò che dipendeva dalla legge di Archimede. Anche in questo caso, ma giustamente, in gran parte sfrutta, no, le antiche scoperte nella famosa semi-rivoluzione scientifica dell'età ellenistica di cui abbiamo parlato, e di cui Archimede insieme ad Aristarco di Samo fu il più importante esponente, ricordate? Sì. Bene, allora lui fece una dimostrazione, un esperimento proprio, e provò che aveva ragione lui, con un grande successo, anche perché questa questione per fortuna non aveva implicazioni di tipo religioso, a meno di ricorrere al racconto evangelico di Gesù che cammina sull'acqua, è un'altra questione. Va bene, no, per oggi sono stato già abbastanza però c'è una barzelletta carina. Quando Gesù risorge, siamo dopo Pasqua, risorge, poi si deve far riconoscere dai suoi apostoli. Gli apostoli non ci credono, non solo Tommaso, e dicono: va bene, cammina sull'acqua. E lui allora dice: cammino sull'acqua. E però comincia ad affondare lentamente. Ho i piedi bucati. Prima no. Vabbè. Allora, torniamo a noi. Galileo si difende anche con le sue lettere, con le sue epistole. In particolare con quattro epistole che trattano proprio la questione del sistema copernicano, appunto dell'antitesi sistema copernicano sistema tolemaico, che furono poi chiamate lettere copernicane. Si difende e però nel 1616 viene convocato a Roma, su ordine del Papa Paolo V, se non sbaglio, da chi? Però a chi si doveva presentare? Si doveva presentare al cardinale Bellarmino, che era una mente super raffinata, gesuita, membro del Santo Uffizio, no,
non capo, ma membro, uno dei membri del Sant'Uffizio dell'Inquisizione, cioè l'organo centrale che dirigeva tutti i tribunali dell'Inquisizione della Chiesa Cattolica in Europa e nel mondo, ma era anche e soprattutto il prefetto della congregazione dell'Indice dei Libri Proibiti, perché dopo il Concilio di Trento era appunto stato istituito questo indice, questo elenco di libri che per la Chiesa erano proibiti, cioè che non solo non si dovevano leggere, ma non si dovevano neanche pubblicare, quindi era un reato anche soltanto pubblicare, naturalmente. Perché? Perché effettivamente in seguito all'istituzione precedente, quell'anno stesso, nell'anno prima, di una commissione di indagine, la Chiesa Cattolica Romana è giunta alla conclusione che effettivamente il De Revolutionibus Orbium Celestium, il libro di Copernico, conteneva affermazioni in contrasto con il testo biblico. E quindi, in realtà, lo mette all'indice, no? il testo di Copernico, il De Revolutionibus, viene messo all'indice, ma viene ammessa la possibilità di pubblicarne un'edizione censurata. Censurata rispetto a che cosa? Censurata rispetto a tutti i riferimenti alla realtà fisica. In altre parole, nel 1616 la posizione ufficiale della Chiesa Cattolica è: si può leggere, parlare, discutere della teoria copernicana come una mera ipotesi matematica, purché non si sostenga che corrisponde alla realtà fisica, alla realtà astronomica, ovvero purché non la si consideri vera, ma un'ipotesi matematica, un gioco matematico che permette di calcolare le posizioni dei pianeti in un modo diverso da quello del sistema tolemaico, no? dalla teoria tolemaica, con alcuni svantaggi. Questa è la posizione. E Bellarmino, appunto, parla con Galileo Galilei e gli dice: caro Galileo Galilei, noi in realtà non vogliamo impedire i tuoi studi scientifici. Usa pure la teoria copernicana solo come ipotesi matematica. Perché? Perché è in contrasto, tu sai. Lui è sempre stato super ortodosso, no? Educazione religiosa, figlie e suore, no? Almeno due figlie le fece fare suore apposta. Infatti poi adesso vedremo una delle due gli servì, un'altra cuccia nell'orecchio, gli riempisce. Allora, tu sei un buon cattolico. La Bibbia dice questo, e dice Bellarmino: noi potremmo anche dare un'interpretazione simbolica, ma se ce ne fosse veramente bisogno, ossia se ci fossero le prove che la Terra si muove intorno al Sole, le prove empiriche, sì, ma finché queste prove non ci sono, queste prove empiriche definitive, complete, non c'erano, c'erano semmai solo degli indizi, e Galileo Galilei per primo ne era consapevole, perché ricordatevi, no, le sue scoperte erano in contrasto con la teoria tolemaica, ma erano compatibili, del tutto compatibili con il sistema ticonico, no? Con la teoria del cosmo di Tycho Brahe, che sempre di più i più avveduti ecclesiastici cattolici abbracciarono, abbandonando quella tolemaica, no? In particolare l'ordine dei gesuiti poi si basò soprattutto per contrastare la teoria copernicana, si basò soprattutto sul sistema ticonico, sulla teoria di Tycho Brahe. Allora,
almeno appunto, gli disse, se quando eventualmente ci saranno le prove, la Chiesa prenderà in considerazione la possibilità di dare un'interpretazione non letterale. Ma finché queste prove non ci sono, che senso avrebbe sconvolgere le menti di milioni di fedeli? Questo è un discorso molto politico, se ci pensate, no? Qualsiasi politico d'oggi farebbe un discorso di questo genere. La scienza però è un'altra cosa, almeno dovrebbe essere un'altra cosa, no? Cioè, legittime le preoccupazioni, ma, ma la scienza è autonoma, indipendente. Bene. Galileo se ne stette buono per un po'. Poi fu eletto Papa Maffeo Barberini, Urbano VIII. E lui dice, beh, questo è un mio amico. In più era arrivato alla convinzione, vi ricordate, che il fenomeno delle maree fosse la prova provata, la pistola fumante, del doppio movimento di rotazione e rivoluzione della Terra. E quindi scrive e pubblica nel 1632 il dialogo sopra i due massimi sistemi. Attenzione, non è che non fosse per niente avveduto, perché appunto scrive un dialogo dove fa discutere, no, tre personaggi, ma questo sicuramente molti di voi lo sapete, Salviati, che rappresenta Salviati e Sagredo, sono due suoi amici nobili veneziani. Salviati era il, diciamo, l'esponente della teoria copernicana, Sagredo, diciamo, un interlocutore, cioè Sagredo era l'uomo comune che si trova di fronte a queste due ipotesi e cerca di capire quale delle due sia più verosimile, sia più vera. E poi c'è Simplicio, che invece è il sostenitore conservatore della teoria tolemaica. Okay? Quindi, da un lato Salviati, dall'altro lato Simplicio, in mezzo Sagredo, che fa delle domande, che commenta e dice, ah sì, questo mi sembra più a favore della teoria tolemaica, questo più. Ma progressivamente Sagredo alla fine dà ragione a Salviati, no? Quindi, dunque, sì, è stato diplomatico Galileo Galilei, ma insomma la sostanza poi era quella. Tra l'altro, Maffeo Barberini, diventato però Urbano VIII, si sentì preso in giro, perché forse per una sua coda di paglia, sì, credette di essere il personaggio Simplicio, no, di essere, che Simplicio fosse lui, che quindi ci fosse una presa in giro anche del Papa. In ogni caso, Galileo che aveva ottenuto l'imprimatur per stampare dalle autorità ecclesiastiche, fu accusato non solo di eresia, ma di aver raggirato appunto le autorità ecclesiastiche che gli avevano dato il benestare, facendo credere loro che le cose stavano in un modo, ovvero che lui ottemperava all'intimazione di parlare della teoria copernicana solo come ipotesi matematica, ma invece non era così, ma invece nel dialogo la teoria copernicana veniva poi alla fine proposta e promossa come una descrizione della realtà fisico-astronomica. E quindi processo. Io lo so? No? 17. Io ho perso anche 17. Beh, dai, leggiamo, già che siamo qui, leggiamo qualcosa almeno, così ci facciamo un'idea. Che ne dite? Lasciamo perdere tutti i nomi. Essendo che tu
Galileo, figlio, oddio, sono già andato. Figlio del Vincenzo Florentino, dell'età tua, d'anni 70, fosti denunziato nel 1615 in questo santo uffizio che tenevi come vera la falsa dottrina da alcuni insegnata che il sole sia centro del mondo e immobile e che la terra si muova anco di moto diurno. Che avevi discepoli a quali insegnavi la medesima dottrina, che circa di stessa tenevi corrispondenza con alcuni matematici, matematici in Germania, ricordatevi che gli astronomi venivano chiamati matematici perché erano anche per forza matematici, quindi, che tu avevi dato alle stampe alcune lettere intitolate delle macchie solari, questa è una delle, appunto, delle opere minori, nelle quali spiegavi di stessa dottrina come vera, dottrina copernicana, che alle obiezioni che alle volte ti venivano fatte tolte dalla Sacra Scrittura, rispondevi glosando detta scrittura conforme al tuo senso, cioè interpretandola come ti pareva. E successivamente fu presentata copia di una scrittura sotto forma di lettera, quale si diceva essere stata scritta da te ad un tale già tuo discepolo, e in essa, seguendo la posizione, chissà se la pronunciavano come in latino Z o già, come posizione, questo non lo so, alla latina sarebbe stata posizione, ma forse qua era già diventato T, del Copernico, si contengono varie proposizioni contro il vero senso e autorità della Sacra Scrittura. Volendo perciò questo sacrissimo tribunale provvedere al disordine e al danno che di qui proveniva, disordine danno, e andava crescendosi con pregiudizio della Santissima Fede, d'ordine del mio, di questa suprema universale inquisizione, furono dagli qualificatori teologi qualificate le due proposizioni della stabilità del sole e del moto della terra, cioè che il sole sia centro del mondo et immobile di moto locale è proposizione o propositione assurda e falsa in filosofia e formalmente eretica per essere espressamente contraria alla Sacra Scrittura. Che la terra non sia centro del mondo né immobile, ma che si muova etiam Dio di moto diurno, è parimente proposizione assurda, e qui con la Z invece, e qui sarà un errore di stampa, assurda e falsa nella filosofia, è considerata in teologia ad minus erronea in fide, almeno erronea per quanto riguarda la fede, beh, quello che dicevamo prima. Ma volendosi per allora procedere teco con benignità fu decretato bla 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 dal cardinal Bernardino, qui si riferisce, no, all'incontro con il cardinal Bellarmino, che il cardinal Bellarmino ti ordinasse che tu dovessi omninamente lasciar detta opinione falsa e ricusando tu di ciò fare, che dal commissario di Sant'Uffizio ti dovessi essere fatto precetto di lasciare la detta dottrina, che non potessi incendiarla ad altri, né difenderla, né trattarne, al qual precetto, non acquietando, ti dovessi essere carcerato. E in esecuzione degli stesso decreto, il giorno seguente del palazzo, dopo essere stato stesso ammonito, ti fu di quel tempo fatto precetto con notario testimoni che ominamente dovessi lasciare la detta falsa opinione e che nell'avvenire tu non la potessi tenere né difendere né insegnare in qualsiasi voglia modo né in voce né scritto, e avendo tu promesso di obbedire fosti licenziato o licenziato tu. E a ciò che si togliesse così perniciosa dottrina non andasse uscì decreto della Sacra Congregazione dell'Indice col quale furono proibiti i libri che trattano di tale dottrina, essa dichiarata falsa e ominamente contraria alla Sacra et Divina Scrittura. Ed essendo ultimamente comparso qua un libro stampato in Fiorenza la cui iscrizione mostrava che tu ne fossi l'autore, dicendo il titolo Dialogo di Galileo Galilei delle due massimi sistemi del mondo, Tolemaico e Copernicano, ed informata presso la Sacra Congregazione che con l'impressione di detto libro ogni giorno di più prendeva piede, si disseminava la falsa opinione del moto della terra e stabilità del sole,
fu in detto libro diligentemente considerato, in esso trovate espressamente la transgressione del predetto precetto che ti fu fatto, cioè tu eri stato ammonito, no? Ammonizione, no? Come, e non hai obbedito all'ammonizione. Il predetto precetto che ti fu fatta, avendo tu nel medesimo libro difesa la detta opinione già dannata et in faccia tua per tale dichiarata, avvenga che tu in detto libro con vari raggiri, quindi accusato appunto di imbrogliare le carte, ti studi di persuadere che tu la lasci come indecisa. Vedete che in effetti, no, Galileo aveva cercato di dare questa apparenza, che tu la lasci come indecisa e espressamente probabile, quindi non come vera, ma come probabile, il che pur è errore gravissimo, non potendo in un modo essere probabile un'opinione dichiarata e definita per contraria la scrittura divina. Qui in realtà la posizione della Chiesa si era andata sempre più radicalizzando, della Chiesa cattolica, no? Dogmatica. Sì, no, ma diventava anche se, mentre prima comunque lasciava la possibilità di, adesso proprio non se ne parla nemmeno nel senso del probabilismo, ma perché c'è lo sfondo storico della controriforma, c'è la controriforma e ormai è cominciata la guerra dei 30 anni, eh? Nel 1618, guarda caso proprio l'anno prima, è cominciata la guerra dei 30 anni, che è lo scontro finale tra cattolici e protestanti. No, è un macello, un massacro, una delle guerre, forse nella storia dell'Europa antica e medievale, è quella più sanguinosa prima della prima guerra mondiale e della seconda guerra mondiale. Quindi, chiaramente lo sappiamo benissimo, in una situazione di guerra, no, le posizioni si radicalizzano, le libertà vengono compresse al massimo grado appunto la prima vittima della guerra è la verità. Poi sei stato chiamato, confessasti che 10 o 12 anni sono circa, eccetera, eccetera, confessasti parimenti che la scrittura diventa in più luoghi distesa, che tu potrebbe far scocciare, no, ma va bene, arriviamo alla condanna. Se qui si fa tutto. Pertanto, visti maturamente considerati i meriti di questa tua causa, con le sodette tue confessioni, scuse e quanto di ragione si doveva vedere e considerare, siamo venuti contro di te alla infrascritta definitiva sentenza. Allora, naturalmente lui aveva accettato di abiurare, no? Cioè di ammettere pubblicamente il suo errore. Quindi gli era stata condonata la pena di morte, e gli viene inflitta, adesso forse questo, invocato dunque il santissimo nome di nostro Signore Gesù Cristo e la sua gloriosissima madre sempre vergine, per questa nostra definitiva sentenza, qual sedendo pro tribunali di consiglio e parere va bene, ma dottori, il nostro consultore, proferimo in questi scritti avvertenti. Allora ecco, diciamo, pronunziamo, sentenziamo e dichiariamo che tu, Galileo Sudetto, per le cose dedotte in processo da te confessate come sopra, ti sei reso a questo santo uffizio veementemente sospetto, no, sospetto, d'eresia, cioè d'aver tenuto e creduto dottrina falsa contro le scritture e le mie scritture, che il sole sia centro della terra, non si muova da oriente all'occidente, che la terra si muova e non sia centro del mondo, che si possa tenere e difendere per provare un'opinione che è stata dichiarata e definita per contraria alla sacra scrittura, e conseguentemente sei in corso in tutte le censure, pene dai sacri canoni ed altre costituzioni generali particolari contro simili delinquenti imposte e promulgate, dalle quali siamo contenti, sì, assoluto, purché prima con cuor sincero e fede non abiuri, maledichi e detesti i suddetti errori et eresie et qualunque altro errore et eresia contraria alla cattolica ed apostolica Chiesa, nel modo e forma che da noi ti sarà data. Va bene, ti condanniamo al carcere formale in questo santo ufficio d'arbitrio nostro, e per penitenze salutari imponiamo che per 3 anni a venire dichi
dichi, una volta alla settimana gli 7 salmi penitenziali, riservando a noi facoltà di moderare, mutare o levare in tutto in parte le sodette pene e penitenze. Allora, eccola la figlia suora, Maria Teresa, perché alla fine qui dice che deve stare in carcere, nel carcere del Sant'Uffizio. Invece andò nella residenza romana del Granduca di Toscana, un medico, lui era legatissimo ai medici, ricordate che aveva chiamato i satelliti di Giove, pianeti medicei, proprio per onorare i suoi mecenati. E quindi prima lì, poi nella residenza dell'arcivescovo Piccolomini a Siena, e poi addirittura nella sua villa nella campagna di Firenze ad Arcetri, dove passò il resto della sua vita. Poteva ricevere i parenti, non poteva ricevere estranei, ma poteva essere in corrispondenza con chi voleva. E appunto ad Arcetri poi morì nel 1642. E la penitenza la fece fare la figlia, cioè si poteva delegare, cioè si sono messi d'accordo. E la figlia suora faceva recitava tutti i giorni i salmi per conto suo. Una volta alla settimana. Colpe di padre. Magari da sui figli, ma sulle figlie, per fare un po' di. Va bene. No, però adesso quanto ci manca? 20 minuti. Ah, no, bene. Allora, vediamo qual era invece la posizione di Galileo Galilei riguardo a queste accuse. Allora, la tesi fondamentale che lui espone in alcune sue lettere, che probabilmente aveva esposto poi anche ai giudici del Tribunale dell'Inquisizione, era che la verità scientifica, cioè il modo in cui funziona la natura, non poteva essere in contraddizione con la verità rivelata della Bibbia. Perché? Perché l'autore è lo stesso. Questa era una tesi tomistica, ma era una tesi anche, cioè proprio, no. Dio ha creato il mondo, Dio si è rivelato nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento, l'autore è Dio, la verità è una sola, quindi no, chiaramente la scienza fisica non può essere in contraddizione con la Bibbia, no? con il dettato biblico. Bene, però giustamente voi direte, vabbè, ma allora lì c'è scritto fermati o sole, e quindi come la mettiamo? E Galilei ribatte. La Bibbia, in primo luogo, anzi fondamentalmente, la Bibbia è stata scritta, e ruba le parole di un prelato, non per spiegare agli uomini come vadia il cielo, come vada il cielo, ma come si vadia in cielo, cioè non come funziona il cielo, ma come si va in paradiso. Lo scopo della Bibbia non è scientifico, lo scopo della Bibbia è salvifico, quindi la Bibbia è scritta per aumentare, incrementare la fede di chi la legge e per favorire la sua salvezza, ossia il suo futuro paradisiaco. Ok? Ma nella Bibbia si parlava di qualcosa, un simile paradiso. A me sembra che sia arrivata dopo. Beh, nella Bibbia cattolica rientra il Nuovo Testamento. Nuovo. La Bibbia cattolica è vecchio e nuovo. No, c'è anche quella battuta. Ah, Nietzsche sostiene. Dio è morto! Si sapeva da secoli, ha lasciato ben due testamenti. Che novità. Allora, torniamo. Allora. Questa è la tesi fondamentale, con due conseguenze. No, se appunto lo scopo della Bibbia è quello dell'edificazione religiosa, rafforzamento della fede, ovviamente
la Bibbia se ne fischia di come funziona il mondo, cioè la Bibbia non è un trattato scientifico, nella Bibbia non va cercata una corrispondenza con i fenomeni fisici, no? Perché il compito della Bibbia non è fare divulgazione scientifica, non è istruire scientificamente la popolazione, è tutt'altro. Quindi tutte le affermazioni di carattere fisico presente, fisico, biologico, di carattere scientifico presente nella Bibbia sono soltanto simboliche, sono soltanto così dei mezzi per comunicare una verità che non ha nulla di scientifico, perché è una verità religiosa. Perché, primo, in secondo luogo, quindi questo vuol dire che tutte le affermazioni scientifiche presenti nella Bibbia non vanno prese alla lettera. Le affermazioni di cui bisogna aver fede sono solo quelle che parlano della salvezza, quelle che hanno un riferimento con la salvezza. In secondo luogo, poiché Dio vuole dare la possibilità di salvarsi a tutti gli uomini, e poiché allora come ora, forse ancora più ora, la stragrande maggioranza degli uomini non sa nulla di scienza, non è scienziato, non è scienziata la maggioranza, è chiaro che la Bibbia deve usare un linguaggio semplice, deve usare il buon senso comune, siccome per il buon senso comune il sole si muove, per farsi intendere, per far intendere il suo messaggio di salvezza, la Bibbia deve usare il buon senso comune e quindi non deve essere scientifica, perché se fosse scientifica, matematica, eccetera, solo uno su 10.000 potrebbe comprenderla, solo uno su 10.000 potrebbe salvarsi, insomma questo non va mica tutto bene, che Dio riservi la possibilità di salvarsi soltanto agli scienziati. Quindi, la conclusione generale, è chiaro? No? Conclusione, tra l'altro questa seconda tesi in realtà Galileo la riprende dal filosofo, che possiamo dire l'iniziatore, Marsilio Ficino, che a metà del 400 è l'iniziatore del neoplatonismo rinascimentale, della grande filosofia rinascimentale. E che appunto sosteneva che la doppia rivelazione, la teoria della doppia rivelazione, Dio si è rivelato attraverso i filosofi per i dotti, per gli uomini sapienti, attraverso i filosofi, e quindi è all'origine della filosofia, da Platone, ma ancora prima di Platone, cioè secondo Ficino tutta la filosofia antica nasce da una ispirazione e illuminazione divina, le persone istruite. E poi c'è un'altra rivelazione, quella della Bibbia, che è per i semplici, per gli ignoranti, e appunto Galileo Galilei usa questa tesi, no? La Bibbia parla agli ignoranti, quindi chiaramente non può dire che il sole è fermo e la terra si muove, no, deve dire che la terra è ferma e il sole si muove. Conclusione: tra la scienza e la religione c'è una completa indipendenza, no, e non c'è nessun motivo di contraddizione. Se a livello scientifico si stabilisce che la Terra si muove intorno al Sole, questo non c'entra nulla con quello che c'è scritto sulla Bibbia, non tocca, non sfiora minimamente la verità biblica, il valore, il significato, il fondamento della rivelazione biblica. Quindi, dice Galileo Galilei, io non ho mai messo in questo senso, la teoria copernicana non ha mai negato la verità della Sacra Scrittura, la verità della Bibbia. E tantomeno io, che sono assolutamente super fedele, super ortodosso, cioè pure ho fatto anche fatto fare le suore a ben due figlie, cioè cosa volete? Più buon cattolico di me non c'è nessuno. Poi possiamo concludere, quanto ci manca? 10. Ah, no, domande?
Possiamo aggiungere ulteriormente che allora, una possibile altra domanda rispetto a quanto abbiamo detto è, vabbè, magari no, perché in effetti non si poteva accontentare di, del compromesso che gli aveva proposto Bellarmino, o cioè parlo di, della ipotesi della teoria copernicana perché cara come un'ipotesi matematica, basta, soltanto da un punto di vista matematico, senza alcuna implicazione fisico-realistica. È perché allora, da un lato, sì, certo, lui era convinto di aver trovato la prova, che però non era effettivamente la prova. Ma soprattutto, vi ricordate, questo ne abbiamo già parlato, lui era convinto che il grande libro della natura è scritto in un linguaggio matematico. Quindi, se un'ipotesi è migliore dal punto di vista matematico, è sicuramente più vera. Per lui non c'era la distinzione, non poteva esserci la distinzione tra, diciamo, una dimensione puramente matematica astratta e una dimensione invece fisico-concreta. Perché se la teoria matematica era matematicamente corretta, giusta, per forza era vera, era reale, non poteva non essere vera. Allora, secondo lui, siccome matematicamente la teoria di Copernico era decisamente migliore di quella di Tolomeo, per lui automaticamente era per forza la teoria vera. Per lui era inconcepibile un discorso che separasse l'aspetto matematico dall'aspetto fisico, perché secondo Galileo matematica e fisica sono un'unica cosa, e in questo senso lui sostiene che se è vero, no, l'avevo già accennato, che se è vero che Dio ha delle conoscenze fisico-matematiche infinite, noi abbiamo soltanto poche conoscenze finite, però se noi prendiamo una singola conoscenza finita, naturalmente di tipo fisico-matematico, di tipo matematico, ma in quanto matematico è per forza anche fisica, come appunto la teoria copernicana, la nostra, per così dire, la verità che noi uomini conquistiamo relativamente a questa singola tesi, a questa singola teoria, è uguale a come la pensa Dio. Cioè non ci sono proprio, non c'è differenza relativamente a delle tesi singole, no, tra l'intensità della verità umana e l'intensità della verità divina. Quindi non ce n'è, le cose stanno così, per lui per forza non poteva essere altrimenti. E possiamo anche notare che in effetti gli scienziati contemporanei non hanno una posizione così, diciamo così, assolutistica, in questo senso che vedo Galilei, ma anche Newton sono un po', diciamo, superati. Come è andato a finire poi con... no, dice... Sì, Galileo Galilei è morto nel 1642, sembrerebbe nello stesso anno in cui in Inghilterra nacque Isaac Newton, ma in realtà solo perché ancora in Inghilterra usavano il calendario non gregoriano, il calendario cesariano, no, invece nasce l'anno dopo usando lo stesso calendario, cioè lo stesso metro di misura. Bene, ma no, cosa è successo? È successo che circa negli anni 30, se non ricordo male, dell'Ottocento, dopo che fu acquisita la prima prova effettiva del moto di rivoluzione della Terra intorno al Sole, e cioè la famosa parallasse della Terra rispetto a una stella, grazie all'uso di telescopi molto più potenti, a quel punto la Chiesa fece uscire, no? Cancellò dall'indice dei libri proibiti
sia il De Revolutionibus di Copernico, sia il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo di Galileo Galilei. Poi nel 1986 Paolo VI aprì istituì una commissione di studio sul processo a Galileo Galilei, che concluse i suoi lavori nel 1992 sotto il pontificato di Giovanni Paolo II, e nel 1992 Galileo Galilei fu assolto, cioè, gli furono, diciamo così, annullate tutte le pene, le accuse, fu completamente riabilitato da un punto di vista religioso, ovviamente. Tanto ci ha pensato ci hanno pensato molti anni. No, in vent'anni, ma quando è morto ci ha pensato il padre eterno. Quando è morto Galileo? Sì, è morto. Bene, devi essere tutti felici con te. Domande? Domande, obiezioni, imprecazioni, proteste, rivoluzioni. Praticamente da semplice dico: se Giosuè dice ferma il tuo sole nella battaglia di Gerico e poi racconta la Bibbia che il sole si è fermato, o si è fermato o non si è fermato. Terzium non dato, cioè cosa vuol dire? No, se c'è la spiegazione matematica va bene, ma se c'è quella fisica non va bene. Cioè mi sembra proprio gesuitismo puro. Sì, ma che cosa vuol dire? O si è fermato o non si è fermato. La Bibbia dichiara questo, la Bibbia è la parola di Dio. Io lo devo fare. Beh, ma è presente il principio di complementarità della fisica quantistica. Andiamo a Heisenberg, va bene. Allora, una particella elementare, no, la domanda è un'onda oppure è un corpuscolo?